Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 40esima puntata di Minecraft con Mod Pack Vaults. Finalmente siamo arrivati a questa 40esima puntata e concluderemo la Power Armor. Non ne potevo più, sì, è utilissima, tutto quanto, è bellissima, è fighissima, puoi fare un casino di cose, ma non ne potevo più. Finalmente la finiremo e così almeno nelle prossime puntate potremo portare avanti dei progetti che ho, diciamo, mi sono venuti in mente e a mio parere sono anche abbastanza carini. Bene, allora, in questa puntata non faremo una parte sola, faremo due parti della Power Armor, ossia il torso e la head. La head, la testa, vabbè. Che non è come la mia testa da scivolo, ma è una testa un po' particolare, che a mio parere è la parte più completa, più essenziale, diciamo, la parte più bella dell'armatura è proprio il caschetto, l'elmetto, la testa. Ci sono tanti modi per dirlo. Bene, allora, come avete visto, questa qua è la prima puntata che faccio con la nuova intro, diciamo che... è carina, a me piace, però anche a voi sembra che vi è piaciuta, quindi ho deciso di metterla e basta. Allora, bene, ragazzi, come primo saluto volevo salutare un attimo Rebor Sarn, che è stato il primo che ha commentato nell'altro video e mi ha detto sono io il primo, voilà, e allora lo salutiamo, mi raccomando ragazzi, commentate, vi saluto anche a voi. E bene, possiamo passare subito all'armatura. Allora, armatura, facciamo per primo il torso, così continuiamo dal basso, visto che siamo partiti dal basso. Mi sto già impallando. Torso. Eccolo qui. Voilà. Allora, qua ci va un bel po' di steel, ci va, perché ci vogliono 2, 4, 6, vogliono 6 steel plate. Io ovviamente già ho preparato. Per evitare di portarci avanti con i crafting lunghissimi. Comunque, per chi non lo sapesse, steel plate 4 di steel e i control circuit 4 di osmium, ferro e 4 di redstone. Semplicissimo, non li faccio perché ormai li abbiamo fatti tantissime volte nei video, quindi ormai per chi segue i video lo sa, e per chi è nei primi video magari se non sa qualcosa può andare indietro e troverà sicuramente i crafting. Allora, a parte che c'è anche il Ney, quindi è abbastanza semplice. Allora, questo è tutte le cose, sono tutte le cose che ci serviranno in questa puntata. Sono un po' di meno rispetto a quella della puntata precedente, ma c'è di tutto, c'è zucchine, di tutto, vedete? Non sono zucchine, sono i cactus green, perché visto che ero andato alla ricerca del villaggio, che avevo già detto che sto cercando questo villaggio, ho trovato un deserto, che è praticamente proprio dietro l'Extreme Hills, che è, dove andiamo a prendere noi gli smeraldi. Diciamo, di fortuna quando ci arrivano. Oddio, mi è mancato un attimo la voce. Bene, quindi abbiamo trovato i cactus green, che si fanno, diciamo, cucinando un cactus, semplicissimo. Ragazzi, mi raccomando, a proposito del villaggio, se riuscite a trovarlo, perché tanto ho messo anche in download soltanto il mondo, quindi è più leggero, sono 20-30 mega di mondo, se trovate un villaggio, mi raccomando ragazzi, mettetemi le coordinate in descrizione, perché ci serve appunto moltissimo per i prossimi video. Ci servirà un villaggio con almeno delle carote e niente, così almeno possiamo fare anche altre cose. Io sto andando in giro, ma ancora non lo sto trovando. Va bene, dopo questa piccola parentesi, allora, diciamo, craftiamo subito. Allora, ci vogliono 6 steel plate, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 control circuit, già belli pronti. Allora, bene, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voilà, sembra una faccina, gli occhi, il naso. E 2, voilà. E abbiamo la Power Armor Torso. Bene, allora, cosa ci facciamo? Già, come minimo, ci bisogna mettere anche l'MV Capacitor, che è pronto, la batteria. E vabbè, e poi già lo sappiamo, dovremo fare anche l'Advanced Plating. Allora, quindi ci vogliono 5 diamanti. 5, diciamo che sarebbe... io perché sono i diamanti, ragazzi? Aspetta che sono troppo veloce, non vi sto spiegando. Praticamente per chi non vede, chi non ha visto i video precedenti, diciamo, serve, visto che è un'armatura, comunque va anche utilizzata proprio appunto come armatura normale di Minecraft, e possiamo proteggerla in diversi modi. Uno di questi è mettere il diamante e quindi farla diventare un'armatura di diamante a tutti gli effetti. Visto che comunque io avevo un po' di diamante, possiamo farla proprio per l'appunto di diamante. Sto ripetendo tanta volte diamante, ma potete farla anche in ferro o in altri modi che comunque ho spiegato anche negli scorsi video, e magari adesso vi faccio anche vedere. 5 diamanti, un control circuit, ecco l'advanced plating. Se premo shift, cosa mi dice? For using tinker table. Ah, ok, bene, quello che stavo spiegando io. Allora, bene, abbiamo tutto quanto.
adesso vi vado a far spiegare. Vi vado a far spiegare. Bell'italiano. Voilà, ricordiamo che, ecco, non ce l'ho indossata perché non ce l'hai vicino, indossiamola già. Sì, ma io devo togliere questa armatura brutta. Ok, e abbiamo finalmente messo il torso. Adesso ce l'hai, come vedete, e quindi significa che è indossata. Allora, ragazzi, in questa armatura c'è un item special, diciamo lo chiamiamo item, un aggiornamento, un upgrade special, no? Che praticamente serve a active camouflage. Io non l'ho potuto fare per il semplice fatto che ci vanno i force field emitter. Per fare un force field emitter ci vogliono 4 ender pearl che adesso non possiamo utilizzare. Cosa serve l'active camouflage? Adesso non so se dice camouflage, però penso che sia quello lì. Come dice qui, io comunque ho anche studiato un pochettino, emette un ologramma intorno a voi e praticamente vi fa diventare invisibili. Vi fa diventare invisibili. E praticamente è la stessa cosa della pozione dell'invisibilità che c'è in Minecraft Vanilla, in Minecraft originale normale. E quindi però se avete qualcosa che non fa parte dell'armatura in mano, adesso non so se è anche il power tool, però il power tool forse dovrebbe diventare trasparente e invisibile. Se avete qualcosa in mano, però invece ve lo fa vedere. E se colpite un mob, esso vi verrà addosso e vi potrà uccidere lo stesso. Quindi non è che andate nascosto da un creeper, lo uccidete e lui non vi vede, lui vi potrà vedere. Quindi serve per l'invisibilità. E dicevo, in questa puntata non potremo farlo, magari lo faremo nelle prossime. Per quanto riguarda l'armatura, ormai già lo sapete, però 2 minuti, un attimo, giusto per chi vede per la prima volta il video, dicevo, noi possiamo fare la diamond plating perché avevamo il diamante, ma potete fare anche tranquillamente una protezione di ferro, poi ci sono quelle di energia e radiation, che questi qua comunque li faremo più in là perché ci vuole un bel po' di cose, ci vogliono. Allora, montiamo subito l'advanced plating per avere una diamond cazillen qua. Alziamo, vedete che qua là sotto aumentano le magliette, 2 kg, dai, mettiamo 2,40 kg. Poi dopo ci regoliamo, poi dopo mano a mano che faremo un'altra armatura, così per avere un'armatura completa, diciamo con tutte le magliette piene. E non so perché mi è sceso, forse perché ho solo selezionato questo, non ho idea. Questo, non ho idea. Va bene, dopo vedremo dopo. E installiamo ovviamente la batteria perché senza batteria non possiamo fare niente. Tac, mettiamo anche qua. Un po', perché comunque abbiamo tutta la, come ho detto negli scorsi video, e si sommano tutte le batterie che sono nell'armatura per fare una batteria completa, quindi non c'è necessità di fare diciamo una grandezza esagerata, perché comunque ci sono anche le altre batterie che sono tutte quante advanced battery, quindi abbiamo parecchia carica, poi nel caso comunque aumenteremo. E ricordo che il tasto salvage qua, selvaggio, serve per smontare le cose che montate nell'armatura. E cosa facciamo in movement? Cosa facciamo in questa puntata? Allora, ci sono 3 tipi di aggiornamenti per quanto riguarda i movimenti. Allora, c'è il glider, che praticamente cosa serve? Sono 2 ali. Non serve per volare come modalità creative. Serve praticamente se noi ci troviamo tipo un parapendio, tipo un deltaplano. Ecco, deltaplano, secondo me è meglio la parola deltaplano. E quando ci troviamo su una parte alta, se noi ci lanciamo e premiamo shift e nello stesso tempo le frecce, perché le frecce servono per muoversi, vabbè, le frecce, diciamo ASDW per i movimenti dell'omino di Minecraft. E si aprono queste ali, noi potremo planare, però poi piano piano arriveremo per terra. Non è che possiamo volare e andare a destra e a sinistra come vogliamo noi. Stessa cosa il paracadute però serve per una discesa verticale. E se noi, io ho provato, ho montato sia il glider che il paracadute e sembra che sopravvale il paracadute, quindi non potete planare ma andate in direzione verticale. Quindi il paracadute ho deciso di non farlo, anche se il crafting è molto semplice perché ci vuole, se non sbaglio, della lana e delle ragnatele. Quindi se non potete fare il glider perché ci vuole un po' di steel, potete fare il paracadute tranquillamente se vi serve per cadere, se cadete da altezze alte. Ecco. Sì, da altezze alte. Bello! Da altezze molto elevate. Ecco. Il jetpack, lo dice il nome stesso, è il jetpack che non possiamo però costruire per il fatto che ci vogliono 4 iron thruster e poi dopo ci vuole un ender pearl e tutte quelle cose lì. Comunque, queste sono tutte cose che faremo più avanti mano a mano. Quindi, in questa puntata faremo il glider, vabbè, quelle ali. Ah, ecco ragazzi, una cosa, vabbè, ve lo faccio vedere dopo, che è una cosa che non avevo fatto vedere nel video precedente. Wow, lo zombie con i pantaloni fluo.
Che belli! Ma si vede che qua comunque effettivamente veramente c'è una discoteca, perché tutti qua li vedo gli zombie, gli scheletri che vanno in disco, ragazzi. Via, tunci, 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 vedete che balla, tunci, tunci, tunci. Vabbè, va, dopo questa. Allora, dobbiamo craftare il glider. Per craftare il glider ci vogliono due glider, due ali, che si craftano. Glider, eccole qua. Non voglio un'anguria, voglio un glider wing, ok. Ci vogliono crafting semplice comunque, due lingotti di ferro e tre steel plate, quindi ce ne vogliono per due. Sì, allora, voilà. Tre ha detto, no? Sì, e due di ferro, quindi quattro. No, però tre ce ne vogliono sei. Ragazzi, mi sa che mi sono fatti i calcoli male. 3, 6, quindi devo fare altro steel. Perché poi per fare l'arma. Sì. Ah no, è giusto, ragazzi, scusatemi. Ok, e perfetto. Ta ta ta. Che belli! Sembrano dei. Che ne so, sembra un thermos, sembra un boccale da birra tedesco. Che ne so, vabbè, non lo so. Se comunque sono due ali, stop. Andiamo a montare le nostre armature e ci andiamo subito a lanciare, ragazzi. Ci andiamo subito a lanciare. Install, non c'è niente da configurare, sono già pronte. Però io direi, prima di lanciarci, quindi andiamoci a lanciare. Andiamoci a lanciare. Stanno morendo tutti i mob. Ma io, non, io secondo me non c'è neanche bisogno di alzarci più di tanto, perché volevo salire. Però va bene anche da qua, guardate, ragazzi. Allora, bene, mi raccomando, alla fine della corsa tenete schiacciato Shift e poi magari la W per andare dritti. Vediamo un po' se ci riesco, eh. No, io ho premuto Shift troppo presto, bene. Vedete, ragazzi, come plana. Andiamo a ammazzare lo zombie da discoteca. Brutto faccia di. Ma io ti devasto. Tiro le sberle a 2-2 fino a quando non diventano dispari, guarda, ti dico la verità. Allora. Andiamo. Bene. Ecco, ragazzi, adesso già che ci siamo, una cosa che non ho fatto vedere nella scorsa puntata e poi passiamo subito alla testa, è praticamente. Praticamente è il loop hill, com'era che si chiamava? Loop hill step, nel senso quello che vi faceva salire un cubo senza premere la barra spaziatrice. Inutile che ve lo facevo vedere, però poi me ne sono accorto che non ve l'ho fatto vedere, quindi ve lo faccio vedere adesso. Io adesso non premo la barra spaziatrice, vado avanti tranquillamente, sflot, sale tranquillamente, si sono caduto nell'acqua. Oh! Allora, te non hai capito, tu non hai capito. Ah, ti butti nell'acqua, vigliacco. Mi ha dato anche, mi ha droppato anche l'arco, ma io non ne posso più di archi. Quindi anche in questo caso, se vogliamo salire a casa, non premo la barra spaziatrice. Tlup, voilà. E quindi questo qua era Loop Hill Step che abbiamo fatto nell'aggiornamento nei legs della scorsa puntata. Bene, allora facciamo un attimo una cosa al volo, così almeno quando buttiamo le. Così sì, così almeno poi facciamo la testa. C'ho 10.000 spade, ragazzi. Più l'arco, buttiamo via tutto. Perché se no è un casino, c'ho sempre l'inventario pieno. Voilà, buttiamo anche l'arco nuovo che ci è andato, che tanto non mi serve. Che belli, ciao ciao. Voilà, vediamo un po', riesco a caderci anch'io dentro. Voilà, e quindi abbiamo l'inventario pulito. Bene, dopo questa piccola deviazione possiamo continuare con la testa. Quindi, head, 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 head. Voilà, in italiano. Tre steel plate, voilà, e due control circuit. Ancora più semplice, però dicevo, ragazzi, questo qua è il pezzo dell'armatura che mi piace di più. 1, 2, 3. Do il control circuit. Voilà. Infatti, come vedete, tutta la roba che è rimasta. Tutta la roba che è rimasta nella cassa e tutto quanto per la testa. Allora, bene. Craftiamo subito la testa. Voilà. Ecco qua il nostro bel elmetto. L'unica cosa che però non mi piace, ragazzi, guardate, quando lo indossiamo. Copre troppo la faccia, cioè è bello, sembriamo Iron Man, vi dico la verità. Però non mi piace, mi piacerebbe più stare con la testa scoperta, quindi forse vedremo magari o in questa o se ce la facciamo nella prossima puntata, di fare trasparente soltanto la testa, diciamo, soltanto l'elmetto, che
con i cosmetics. Vediamo un pochettino poi dopo come si fa. Io non ho idea perché non ho visto come fare. Vedremo dopo comunque perché non mi piace stare con la testa coperta. E bene, prendiamo ovviamente l'MV Capacitor che ci serve per alimentare l'elmetto. E poi cosa vogliamo fare? Dobbiamo fare sì un altro advanced plating lì con la roba lì. Ci vuole un altro control circuit. Craftiamola col tasto destro perché ci abbiamo il crafting table sul power tool. Voilà. E come prima abbiamo fatto le basi. Quindi installiamo la batteria. Qua ragazzi ci sono più cose, anzi ve lo spiego come prima. In special qua c'è invece una cosa che installeremo. C'è il night vision, il visore notturno ragazzi. Vi aiuterà a vedere nella notte e in più ragazzi sott'acqua, perché sott'acqua c'è buio, invece si vedrà proprio una meraviglia. E poi vi farò subito vedere come lo installeremo, però io credo che sarà un modulo che installerò e toglierò perché toglierò, diciamo, e poi utilizzerò quando ne avrò necessità. Devo vedere se c'è un sistema per disattivarlo. Perché rimanendo sempre attivo, poi ragazzi, sembra va un po' troppo fuori gli schemi di Minecraft. Perché è anche bello la notte in Minecraft. Sempre vedere così bello pulito non mi piace tanto, vi dico la verità. Sembra un po' un kit, un cheat, vabbè, quelle cose lì, no? Quindi, vabbè. Lo installo perché servirà, lo terrò ovviamente, non lo butterò, però magari faccio installa, disinstalla ogni volta. Poi qua c'è il flight control, quindi questo lo facciamo dopo. Il flight control serve, io ancora non ho avuto modo di riuscire a capire cosa, diciamo, a utilizzarlo sul glider. Dice che serve praticamente per aiutarti a volare decentemente e dice di premere Z per andare per scendere per terra. Io credo che non serve per il glider. Io penso che serva per altre cose, per volare in altre maniere, ad esempio con gli stivaletti o se no col jetpack. Quindi questa puntata non lo installeremo questo. Una cosa bella che c'è in questa. Questo iniziamo con le cose belle, eh? Una cosa bella che c'è in questo elmetto, in questo caschetto, sì, è il pannello solare. Quindi vi potrà caricare le batterie che ci sono in tutta l'armatura attraverso il pannello solare. Sì. A me non serve tanto perché vi dico la verità, io mi sono fatto una camminata fino all'Extreme Hills, non so se avete visto il tunno, sì, il tunno, il tunno, il tonno, il tunnel, il tunno, il tunnel che c'è per arrivare fino all'Extreme Hill che abbiamo fatto col tunnel bore, e ho caricato tutte le batterie praticamente, avevo le batterie al massimo e quindi diciamo, basta, stop, quindi non servirà molto però. Io lo installo perché magari può sempre servire, visto che il crafting non è complicato, ci vuole un solar panel e due control circuit. Installiamo già adesso la batteria, perché ci servirà la batteria come prima, facciamo 2 kg, sì, così va bene così. Poi, environment, vabbè, quella cosa lì, cosa c'è? Queste sono le due cose che a me mi piacciono veramente tanto e sono veramente utili. C'è l'autofeeder. Cosa serve l'autofeeder? Perché sa un po' di inglese, feeder è mangiare, feed, mangio, feed, vabbè. Praticamente serve per mangiare in automatico, ragazzi. Come vi scende la barra del cibo, prenderà praticamente quello che c'è in. Oddio, adesso dico un termine sbagliato, però non ho altri termini per dirlo. Il cibo che avete nell'inventario più in basso a sinistra che c'è. Bene, pieno di errori di italiano, però è il sistema che ho potuto dire. Quindi, il sistema più semplice per dirlo. Quindi, se avete ad esempio la mela e la carne, vi prenderà prima la mela. Stessa cosa se la mettete qui. O se lo mettete qui, o se lo mettete qui, stessa cosa. La prima cosa che c'è a sinistra si prende per primo la prima cosa. Quindi se avete una cosa in questa maniera, invece adesso io credo che si prenderà prima la carne e poi dopo la mela. Questo non lo so, vedremo dopo. Quindi però questo qua lo installiamo un attimo dopo perché ancora il cibo ce l'ho, così almeno lo possiamo vedere. Ma la cosa interessante è il water electrolyzer. Electrolyzer. Cosa serve? Voi quando andate sott'acqua, ragazzi, e finite l'ossigeno, attraverso l'energia elettrica potrà, delle batterie ovviamente, scenderà, scisserà, scisci, vabbè, dividerà le molecole d'acqua in due parti, quindi avrà idrogeno e ossigeno, e quell'ossigeno voi lo potrete utilizzare per respirare sott'acqua, quindi questa qua è una cosa anche abbastanza, tra virgolette, reale, ed è una cosa molto utile che installeremo, queste due qua le installeremo tutte e due. Bene. Installiamo subito il diamond plating. Voilà, qua dobbiamo aumentare un pochettino. Comunque qua poi dopo bisogna prendere
un po' due misure, perché qua sembra un po' bassa l'armatura, mi sa che devo mettere tutta al massimo. E bene, ok, allora dobbiamo craftare per prima cosa. Abbiamo detto il night vision e il pannello solare, quindi in night vision ci vuole una cosa nuova da craftare che non abbiamo craftato, che è l'hologram emitter e un control circuit. Allora, craftiamo subito l'hologram emitter. So che questa puntata magari si prolungherà un po', ragazzi, ma almeno riusciamo a finire l'armatura. Visto che non c'era tanto da dire sul torso, ho deciso di mettere tutti e due assieme. Bene, allora, crafting un po' così, all'arlecchino, un po' colorato. 4 vetri, un wiring, un cactus green, un rose red, un lapis lazuli e un glowstone dust. E una piuma di un drago della Tasmania. Vabbè, sto scherzando, insomma, cosa esiste? Allora. 1, 2, 3, 4, 4 vetri, un glowstone abbiamo detto, questo, una patata rossa, una zucchina, una caccola azzurra. Allora, 1, 2, 3, 4, no, mi sono scordato, ah, il wiring manca, penso che avessi scordato il crafting, tanto sicuramente me lo sono già scordato, ragazzi, ma al solito, 1, 2, 3, 4, questo andava qua. Questo andava qua, questo andava qua, no, qua e qua. Ragazzi, me lo sono ricordato a memoria, me lo sono ricordato a memoria, c'è un po' a muzzo, però vabbè, a memoria. Ologramma emitter, che sembra tipo una bomboletta spray, mi dico la verità. Vi dico la verità, ok, poi bisogna fare un control circuit, ma mi sa che ne dobbiamo fare un po' di control circuit, dobbiamo farne tre control circuit, vediamo un po', non mi ricordo gli altri crafting. Dai, finisci e posso mangiare, così me lo faccio mancare l'autofeeder. Sì, dai, facciamo già direttamente un control circuit, tre control circuit, quattro control circuit bisogna fare, quindi facciamoli subito. I control circuit mi sono scordato come si facevano. Ci vogliono 1, 2, 3, 4. Si vede che c'è 4 per 2, 8, sì, si trova. Poi dobbiamo fare, vabbè, ci va la batteria per l'electrolyzer. Allora, due control circuit. Beh, facciamo prima i control circuit, se no non mi trovo. Faccio prima vedere un attimo il crafting, perché mi sono scordato. Ci sarebbe control circuit, glowstone dust e redstone teoricamente. Comunque vediamo un attimo. Control. Ah, ce ne mancavano i due wiring. E mi sa che qua siamo un po'. Ah no, solo c'è il wiring. Ok. Una cosa, prendiamo tutto così almeno siamo a posto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Voilà. 4. E qua mi sa che non ce la faccio ancora col redstone. Infatti, perché ce ne vogliono 4 e 4, ah, giusto, non ce la faccio allora. Tac. Non ce la facciamo qui. Porca vacca per un wiring, ragazzi. Ma ce lo dovrei avere da qualche parte. Niente, ragazzi. Dobbiamo craftare un wiring al volo. Sembra strano che manca un wiring, perché avevo fatto tutto giusto. Ma strano. Allora, dai, mettiamo fare subito glowstone dust. Cavi ne abbiamo? Proviamoci. Oppure pulire tutte le casse. Lana ce ne abbiamo. Basta uno solo di lana. Voilà. A posto. E sì, tanto ce ne basta, non so, due di questi qui, va bene. Dammi un altro lingotto, così almeno siamo a posto. Ok, 2, 3. Vabbè, quello. Voilà. E dammi sto benedetto wiring, perché mi ha fatto fare una brutta figura. Wiring stupido. Allora, 1, 2, 4.
Voilà. E abbiamo il control circuit. 4 control circuit. E vabbè, facciamoli in ordine, ma perché sennò io qua poi mi perdo. Quindi, quindi adesso già possiamo provare il night vision qua, sto coso qui. Tac, install. Qua non c'è niente da configurare, come vedete, ragazzi, si è fatto giorno. Si è fatto letteralmente giorno. Si vede che comunque è buio, vabbè, però forse potremmo anche mantenerlo. E si è fatto giorno. Una cosa che non mi piace tanto, ragazzi, adesso andiamo a dormire un attimo, finiamo di fare le altre cose, anzi andiamo a dormire dopo. E che poi vi faccio vedere è nell'acqua, perché come vedete già da qua l'acqua sembra quasi trasparente, poi ve la faccio vedere. E dobbiamo craftare il solar panel adesso. Andiamo in ordine, solar panel, che dovrebbe essere anche questo qua semplice. Infatti vedete, risulta come incantesimo Night Vision, che poi ovviamente riparte di nuovo. Risale di nuovo. E 3 vetri, un lapis, 3 stilo, ok, si trova. 3 lapis, ho detto. Un lapis. E poi cos'è che ci andava? Mi sono già scordato. 2 control circuit, che ce l'abbiamo. 1 e 1, 2. Un lapis, 3 di vetro. Un blocco di lapis, ragazzi, ci vogliono 8 lapis lazuli, perché non lapis lazuli adesso vuole andare a quelli a fare lì. Ah, c'è un bug di texture. Quando vediamo. Però sono più belli così, ragazzi. Si vedono azzurri, si vedono. Belli, belli. Anche se è un bug di texture, però sono belli. Voilà, installiamo il pannello solare. Non c'è niente da configurare neanche qua. Vedete che quando è giorno fa 2K di potenza, e quando invece c'è quello di notte fa 200, cioè joule ovviamente, kilojoule e joule, che siano. E niente, se servo qualcosa c'è rimasto, visto che già l'avevo preparato. Cos'è che devo craftare? Allora, questo qua lo possiamo già installare, anche qua niente da configurare. Water electrolyzer, e c'è qualcosa allora che io non ho craftato. Ah no, allora, questo è craftato. Allora non ho craftato qualcosa qui. Qualcosa che non ho craftato, per farmi fare 2 servo. Ah, l'autofeeder, avete ragione. L'autofeeder, non ho messo l'autofeeder. E sì, 2 servo e un control circuit. C'è tutto, mi è avanzata anche della roba. Bene, 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 bene. E niente, allora io proporrei una cosa. Andiamo un attimo a dormire. Così almeno vi faccio vedere quello che non mi piace del. Adesso, morite tutti quanti. Però di giorno, ragazzi, vedete, non è diverso. È normale, il giorno è normale. L'unica cosa è che sull'acqua vi faccio vedere, guardate. Ecco, così almeno scende anche il cibo. Ho preferito farlo dopo, l'autofeeder, così almeno scende il cibo. Allora, vedete, ragazzi? L'acqua è totalmente trasparente. A me questa cosa qua non piace tanto. Beh, adesso che però la vedo me la comincia a far piacere, vi dico la verità, però è un po' così così, vabbè, vedremo. Però se andiamo sott'acqua, guardate, tac, certo si vede molto di più rispetto a prima, ed è comodo, però ho un po' di bug perché io se vado su vedo, se vado giù non vedo, io adesso non so se anche adesso non mi ricordo se anche nella realtà è così. Facciamo scendere un po', wow, vediamo anche la clay già che ci siamo. Tanto abbiamo il supporto che sott'acqua scaviamo come quasi fuori. E vedete, guardate le bolle, ragazzi, guardate le bolle. Voilà, risalgono e consuma energia. Se vedete lassù in alto a sinistra, sta consumando energia. Vedete? 6, voilà. Quindi, adesso sott'acqua. Voilà, e usciamo. Dai, 2 all'ora? Ma va così lento. È possibile che da una vita che non vado in acqua mi sono scordato che va così lento? Vabbè, comunque, il cibo è finito, cioè è finito, sta scendendo, facciamo l'autofeeder, così almeno abbiamo concluso finalmente con l'armatura, cioè almeno le cose basi dell'armatura. Te mi devi spiegare come c'è finito un maiale lì. Io non so se sei scemo. Mettiti almeno il paracadute quando vai là. Tutte queste belle vacche sono da spostare. Vedete, ragazzi, ovviamente questo recinto è molto, molto utile, si può passare. Devo finirlo di fare. Ah, ragazzi, ho scoperto anche un'altra cosa che adesso poi vi devo dire. Oh, cazzarola. Installiamo l'autofeeder.
installe, vorremmo già dalla barra del cibo perché già dovrebbe salire. Ecco, voilà. E feed module, item apple, vedete? Dice anche quello che avete mangiato. Abbiamo mangiato adesso due mele e una carne. E ovviamente c'era qualcosa da configurare, ma mi sembra di no. Allora, scusate, mi sono soffiato un attimo il naso. Allora, autofeeder. Ah, ecco, c'è scritto autofeeder. Sì, quanto è efficiente. Ma questo qua, vi dico la verità, non so a cosa serve questa configurazione qui. Però efficiente, forse serve. Boh, in base a quanto cibo deve dare. I calcoli che si fa, saliamo. Facciamo salire un po', dai. Voilà, mettiamolo a 100. Sì, a 100 al massimo praticamente. Sì, dai, tanto abbiamo parecchia energia, mettiamo l'efficienza al massimo. Forse si calcolerà in modo giusto il cibo. Magari se c'è una bistecca e qua c'è mezzo cuore, non si piglia tutta la bistecca. C'è mezza coscetta di pollo qui. E c'è mezzo, ecco, come ha fatto prima, che qua non ci serviva una bistecca, però se l'ha mangiata lo stesso, magari se la calcola in modo perfetto, ragazzi. Quindi, per quanto riguarda l'armatura, è conclusa diciamo, la guida. E sì, sono un po' prolungato il video. E niente, un'altra cosa, ragazzi, che ho scoperto è che per fare uno di steel, adesso finalmente sono riuscito a fare i calcoli e conviene. Per fare uno di steel ci vuole un ferro qua, perché prima l'altra volta avevamo la spada, avevamo messo e ci sono voluti due coal coke. Perché poi ha prodotto comunque due blocchi di steel, due lingotti di steel, ma ci basta semplicemente un lingotto di ferro qua e un coal coke, un coke coal qua sotto. Quindi un coal coke, un lingotto di ferro ci danno uno di steel, e conviene perché se no prima ci andava 4 di coal o 4 di carch coal di carbonella per craftare, diciamo, poi senza contare neanche che andava cucinato per fare lo steel. Bene, e allora, quello che vi dovevo dire, ragazzi, vi ho detto. Niente. Allora, ragazzi, mi raccomando, se trovate il villaggio, mi fate veramente un grandissimo favore, se mi date le coordinate, così almeno ci divertiamo anche insieme. Salutiamo ancora GLaDOS, Vitto il Mito, Nicola Dorsi, Necromante e Rock Cercere. E vi ringrazio tantissimo per i vostri commenti. E mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma commentate, così almeno miglioriamo la qualità dei video. Se volete iscrivervi al canale sarà nostro grande piacere, perché ormai stiamo diventando una famiglia con gli iscritti, sarà nostro grande piacere avervi tra di noi. Ragazzi, mi raccomando, Twitter @TheMrTyke per chi volesse. Bene. Per questa puntata è tutto, ragazzi, e ciao a tutti! La prossima volta ci sarà una sorpresa.